Oggi siamo arrivati a Passo Campo Carlo Magno, è il 10 ottobre, sono le 9 meno 10 del mattino e è freschetto, sono 5 gradi, è tutto sereno, giornata meravigliosa e adesso andiamo al rifugio Graffer. Dal parcheggio imbocchiamo la stradina di sinistra che in qualche centinaio di metri ci porta a questo incrocio dove qua c'è il cartello con le indicazioni rifugio Graffer 5,8 km con 600 metri di dislivello. Proseguiamo sulla strada forestale in direzione del rifugio. Ecco, finalmente arriviamo al sole che ci scalderà, perché finora è bello freddo, eh. Giornata meravigliosa, non c'è una nuvola neanche a pagarla. Allora, arrivati all'altezza dell'impianto di risalita Bock Express, eccoci qua, abbiamo due possibilità: o prendiamo verso sinistra, dove abbiamo ancora 300 metri di dislivello e praticamente siamo a metà strada, o ancora 1 ora e 15 prendendo a destra. Adesso noi scegliamo questa ultima soluzione e saliamo verso destra per poi dopo, quando scenderemo, faremo l'altro percorso. Poche decine di metri e raggiungiamo Malga Bock. Qua dietro la Malga il Brenta in tutta la sua maestosità. Siamo contro luce, speriamo di vedere qualcosa. In questo prato il sentiero è poco visibile, però ci sono tutti questi paletti con le indicazioni della SAT, posti a una distanza visibile uno dall'altro, che ci indicano la traccia da seguire. Sotto di noi il lago Spinale, adesso proseguiamo a sinistra, ancora 45 minuti per arrivare al rifugio. Questa piana si è alzato un fortissimo vento, comunque panorama a 360 gradi favoloso, siamo nel cuore del Brenta. Ragazzi, anche oggi pochissima gente. Andare in montagna in questo periodo è il periodo migliore, non ci sono turisti e c'è una pace, una tranquillità favolose. Bellissimo anche oggi. Poi oggi siamo strafortunati perché è una giornata meravigliosa. C'è un azzurro totale, non c'è una nuvola. Splendido, ancora una ventina di minuti e raggiungiamo il rifugio. Ed
Ed eccolo qua il rifugio Graffer, la nostra meta. Ancora pochissimi minuti e siamo arrivati. Paesaggio meraviglioso, peccato che insomma dai, ci sono gli impianti di risalita che arrivano fin quassù, che rovinano un po' il paesaggio, è detto da un vecchio maestro di sci e tutto, ma ragazzi la penso così. Qua davanti a noi Cima Tosa, tutto il gruppo del Brenta, splendido, magnifico. E anche il buon Renzo è qua che ci raggiunge. La pancia è piena, anzi direi pienissima, ci avviamo verso valle. Non ritorniamo dal sentiero che abbiamo fatto la salita, ma imbocchiamo la strada forestale che scende sulla destra del rifugio e ci porta verso Passo Campo Carlo Magno. Adesso imbocchiamo questo sentiero che ci conduce sulla pista da sci, in modo che tagliamo perché la strada forestale chiaramente scende a rete. E scendendo dalle piste arriviamo a Malga Bocca, alla faccia della Malga, meravigliosa, qua anche d'inverno con gli sci gli arrivi direttamente dentro dalla porta. E noi proseguiamo la nostra discesa. Forestale che abbiamo percorso adesso in discesa si ricollega all'altezza dell'impianto Bocca Express, da dove eravamo arrivati questa mattina. Lì ci eravamo diretti a destra, mentre adesso siamo arrivati da sinistra. E allora la strada adesso si è ricollegata su quella che abbiamo percorso il mattino, questa mattina, che ci porta a Passo Campo Carlo Magno. Adesso penso che in 40 minuti dovremmo arrivare al passo. Questo è un giro fattibilissimo da chiunque, facilissimo, comodo, non eccessivamente lungo, ed è tra l'altro secondo me un giro da fare anche d'inverno con le ciaspole, si presta tantissimo per anche come trekking invernale con le ciaspole. Una raccomandazione, secondo me non fatelo in piena estate, luglio e agosto secondo me qua c'è il delirio, perché l'ambientazione è magnifica, tantissima gente arriva su al rifugio con gli impianti, per cui insomma se vi piace un po' la montagna come va vissuta, un po' in tranquillità, luglio e agosto cercherei altre mete, però comunque fuori stagione come adesso in ottobre o inizio in primavera è da fare, anche perché il rifugio Graffer è sempre aperto tutto l'anno. Allora ragazzi, anche questo video termina qua e allora alla prossima, ciao!